A quanto ammonta il patrimonio di Silvio Berlusconi? È una domanda che molti in questi ore di tempo si sta facendo. Perché? Perché molte persone, venendo a conoscere la morte di Silvio Berlusconi, personaggio di spicco della politica e del mondo imprenditoriale italiano, vorrebbero averci chiaro, vorrebbero sapere effettivamente parlando a quanto ammonta o meglio a quanto ammonterebbe il patrimonio di Silvio. Bene, sarebbero più di 3,6 miliardi di euro. Tanto avrebbe accumulato in vita Berlusconi, formato per lo più da partecipazioni di società quotate in borsa che hanno un valore vicino ai 2,9 miliardi di euro, una somma che poi devono essere aggiunte altre società a cui sono intestate immobili, ville in Monza, investimenti finanziari in start-up, tra cui Soldo e Satispay. La maggior parte dei possedimenti sono controllati da Fininvest, a partire da Banca Mediolanum, la casa editrice della Mondadori, la MFE Media for Europe, in nome di Mediaset dopo il trasferimento della sede legale in Olanda, precisamente nel capitale Amsterdam. Ok? Tra quelle escluse dalla controllante rientrerebbe invece la proprietà dell'immobile Idra, tra le quali spicca la villa Certosa che molti conoscono nei tempi passati, nel 2009-2010, che si trova in Costa Smeralda. Insomma, i soldi non mancano, i soldi sono una marea, è un impero economico devastante e vi ricordo che dovrà essere diviso tra i cinque figli: Pier Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi, Barbara Berlusconi, Eleonora Berlusconi e l'ultimo genito, Luigi Berlusconi, classe 1988. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, il video termina qua, questo video ovviamente non vuole ledere la privacy di Berlusconi, ma solo informale. E stop, nasce solo per questo motivo, non per altri motivi.